benvenuti in questo nuovo video della Vita in Città 2. Quest'oggi ci mettiamo a fare un altro po' di cose per la preparazione per la prossima invasione, che non sappiamo esattamente in che episodio sarà, ma temo che non manchi troppo. La situazione è che dobbiamo fare tante trappole, dobbiamo potenziare tante armature, tante armi, dobbiamo fare un sacco di cose, in realtà altrimenti moriamo e quindi sono ancora nel panico. Però piano piano facciamo tutto quanto. Allora, sei pronta? Dimmi, cosa c'è da fare? Io ho pensato questo. Compriamo un sacco di legna da Xiao, quello di Birch, e diamo un sacco di ferro a Carly. Regaliamo un po' di trappole spuntoni a tutti quanti. Quindi Kerlan, stavo facendo la ship tra Kendall e Marci. Tra Kendall, Marci e Mark, gli regaliamo un bel po' di spuntoni a tutti e tre. E secondo me è una buona idea. Ci compriamo un bel po' di pozioni per poter riandare a farmare miniera per fare altri orecchini. Perché io voglio il doppio orecchino per avere il buff super mega OP. E poi iniziamo a capire se qualcuno vuole comprarsi le pietre da forgiatura per portare la spada almeno a P5. Tra l'altro Kendall deve capire anche che noi abbiamo 3 pietre delle anime e magari riesce a potenziarsi ancora leggermente la spada. Tra l'altro Kendall ha appena ammazzato il Cosmic Find, quindi credo abbia riottenuto la magia. Non lo so, ma sarebbe utile se ce l'avesse al prossimo evento del demone, dei demoni, o come si chiama. Allora, da cosa partiamo? Vediamo un pochino la situazione. Allora, dobbiamo un attimino riorganizzarci la mente, Steph, perché sono troppe cose. Segui me. Da cosa partiamo? Sono pronto. Allora, innanzitutto qua risistemo anche questi. E come vedi, la situazione è questa. Comunque abbiamo 8 Tiger's Eye, ok? E 6 Citrin. Noi con 9 e 9 facciamo un altro orecchino. Quindi ci manca solo una Tiger's Eye e 3 Citrin, che sono poche. Ma il mio obiettivo sarebbe appunto arrivare a 18 Tiger's Eye, quindi 10 in più, e a 18 Citrin, quindi 12 in più. Perché in quel caso potremmo fare però per entrambi l'orecchino. Però sai che ti dico, secondo me Citrin e Tiger's Eye le facciamo davvero in Anche step. Secondo me. Soprattutto se prendiamo le pozioni, specialmente per le Tiger's Eye, così le vedi subito. Vai, e secondo me droppiamo un sacco. Allora, facciamo al volo questi. Questi ormai li chiama Rick, ce l'hai fatta, complimenti. Anche qua 25, perfetto. Giorgia ha fallito la missione. Ma come? Non ci credo. Ma erano tutti altissimi di percentuale. Sì, però è il 95%. Ho capito. Ma dai, porca miseria. Allora, ti do un po' di pancake, così dai cibo di nuovo a tutti quanti. Anzi, guarda, le zuppe di verdure e le zuppe di carne. Quello che vuoi, guarda. Inizia a ridare un attimino il cibo e inizia a scrivere. Xiao, servi. Dove sei? Vediamo un attimino. Hai visto che Kendall ha praticamente recuperato la magia? E ha confermato. Che ci ha scritto: vi comunico che avete di nuovo un mago nella vita in città. Sono curiosa, secondo te sarà una magia diversa? Perché secondo me sì. Sì. Quindi secondo me non sarà il troppo mago di prima. Troppo tempo è passato. Esatto, quindi sarà un mago diverso e sono curiosa di vedere che magie potrà avere. Opla, opla, 95%, vabbè, ce la farà. E il caro Rick invece aveva l'armatura di ferro, quindi dobbiamo acchiapparla. Da qua certo che Fere, mentre controllava e scriveva in chat, potevi fare anche questa parte, eh. No, io ogni volta che li tocco mi incolpi di qualcosa, quindi almeno te li fai tu e non mi rompi. Sono le prove che ogni volta mi incolpi. Ci sono le prove? Esatto, le prove su video. Le posso portare in tribunale. Ho capito. Allora, facciamo così. Missione di grado di 98%, perfetto. Gli avventurieri sono finiti. Allora, è arrivato Xiao? Non so. Non lo vedo. Neanch'io. Penso che non sia ancora arrivato. Magari lo aspettiamo qua al varco. Ok. Tanto dobbiamo andare anche a far shopping. Dobbiamo comprare un po' di cose oggi. Quindi eccolo, perfetto. Salve. Ciao buongiorno. Ragazzi. Ciao. Io in realtà prima vi volevo fare il selfie con Garibaldi come al solito. Però mi avete anticipato, quindi vabbè. Lo fai dopo. Dimmi. Uno di argento per selfie. Come uno di argento? Tantissimo. È una rockstar. È lui, un VIP, capito? Si fa pagare le foto. Ragazzi, questo è il 10° episodio, ne ho già fatti 9. Praticamente sono in debito con voi di 9 d'argento. Allora. Abbiamo bisogno di uno stack di birch. Ok. Me lo hai? Pagate a quanto? Sì, ce l'ho, però ce l'ho accanto. Quanto è il prezzo di birch? Se non mi ricordo male, doveva essere tipo 5 di bronzo ogni pezzo, tipo una cosa del genere. Ok, adesso il calcolo della matematica. Aiuto, allora. Aspettate, 5, ok, lo faccio. 320 5? Fa, okay. 5 per 64. Quindi ti devo dare 3 monete e 20, ti do 25 che mi viene più comodo. Allora,
Io vi devo chiedere una cosa, però, ragazzi. Okay. Allora, abbiamo fatto qua uno scambio. Quindi adesso io vi vado a prendere il legno. A me servirebbe un'armatura in ferro e una spada. Quindi, non lo so, ditemi il prezzo, quanto verrebbe a costare. Allora, sono 3 di argento ogni 9 pezzi di ferro. Per fare l'armatura intera servono 8 più 7 pezzi, che fa 15, più altri 4, che fa 19, più altri 5, che fa 24. Quindi 9, 18, 27... Con 9 di argento riesco a farti full armatura più la spada. Ok, ok, può avere senso. Secondo 9 me l'ho stunnato comunque. Sì, sì, 9. A me è stunnato. Mi hai un po' stunnato. 9 d'argento. Allora. Sì, dai, ci può stare. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Torno un attimino povero, però tanto faccio le missioni avventuriere di grado D, mi recupero tutto piano piano. Esatto. Opla, io sto già iniziando a craftarti tutto quanto. Ottimo. Facciamo così. Poi facciamo in questo modo. E da oggi non sarei più messo malissimo. Esatto, un barbone. Esatto. Sarei quasi decente. Allora, opla, tieni. Dove cavolo è finita? 1, 2, 3, 4, 5. Che bellezza. Perfetto. Ora sembra quasi un guerriero. Esatto. Perfetto, hai visto? Va bene, vado a prendere il legno e torno subito. Ok, va bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, perfetto, quindi ci è costato veramente poco il berce, ma me lo aspettavo. Quanto ferro abbiamo per fare le armature agli altri? Allora, fammi vedere, perché io ne ho anche nello zaino. 90, ne metto anche a cuocere, infatti guardate, ne abbiamo 64 qui e ne mettiamo altri 40 a cuocere. Ma ce l'hai cotto o non cotto? Allora, ne ho 8 non cotti, però poi in realtà mi hai messo smelter nel piccone, quindi ne ho altri 122 lingotti già pronti. Ottimo, passa. Te li do? Sì. Perché sapevo che ci sarebbe servito, quindi le volte scorse in miniera, sapendo... vedi che le prende in automatico il mio bag qua, che sparisce tutto. Esatto, non l'ho visto neanche cadere. Polvere. Dicevo che quindi le volte scorse, sapendo anche di avere smelter, ne ho approfittato e ho preso un bel po' di ferro. Okay, sapendo infatti okay. che ci sarebbe servito. Televendita al volo e continuiamo. Vi volevo dire che voi potete andare su tpokshop.com, dove ci sono tutte le cose, quindi piantina di bambù, contenitore di timeport, felp, magliette bellissime, reversible, allungabili. Potete scegliere esattamente quello che volete. Tpokshop.com, c'è anche il link in descrizione. Ma il libro delle meraviglie sta uscendo di nuovo in libreria con una copertina diversa. Quindi il libro è lo stesso, però ha una nuova copertina che è super mega bella. Quindi se ci seguite da meno tempo di quando è uscito il libro della meraviglia, il libro delle meraviglie, e non l'avete comprato, ve lo consiglio, perché è in assoluto il nostro libro preferito tra tutti, è quello a cui teniamo di più, è veramente bellissimo e la nuova copertina è stupenda. Dal 6 dicembre in poi lo trovate in libreria, mentre su Amazon c'è già comprabile, quindi mi raccomando, andate a cercarlo, il libro delle meraviglie lo trovate, ok? Grazie. Allora, siamo tornati. Vediamo se abbiamo altro ferro anche qua. Sono venuto per quello. Assolutamente no, l'avevamo già preso tutto e messo tutto in vendita. Aspetta, guarda, ne ho altri 54 nell'inventario. Prendi. Okay, già lingotti, già pronti. L'aspirapolvere ha chiappato. Quindi abbiamo 700 di ferro e pasta, più quello che c'è in vendita, direi che siamo tranquilli. Andiamo, che tanto dobbiamo fare anche shopping, oltre a sistemare i vari negozi. Quindi, let's go. Ci portiamo a Garibaldi, facciamo una passeggiatina. Sì, dai, ci sta. Va bene. Ci servono le pozioni. Aspetta. Cosa vuole? Oh, aiuto! Cos'era? È impazzito. Cos'è? È diventato matto. Siamo mutati, Fere. Non lo so, volevo flexare. Non credo, Steph. Ok. Cioè, non lo so, se non lo sei tu, se attivi il microfono meno. E beh, controlla, io non posso guardare, però aiuto. Penso che fossi smutato e non ha parlato. Ha solo flexato cose che non ho neanche capito cosa è successo. Neanch'io. Sinceramente. Non ho capito, ma va bene così. Allora, comunque Xiao secondo me ci ha sgobato i soldi perché è sparito. Però... Ma no. Va bene, mi sono non dimenticato di prendere... Non è che magari si è reso conto... Xiao è dietro di noi. Ah no, ok, eccolo. Ciao. Eccomi. Ecco a voi il vostro stacco di legna. Grazie mille. Perfetto, prego ragazzi. Ciao, a dopo. Ciao. Allora, Carly. Stavo per Carly, dire, Carly, magari Carly. Si è reso conto di non averli, li sta farmando, Carly. Invece no, li aveva. Ci servi. Quante trappole dovrà fare Carly adesso? Però teoricamente sarà tutto molto semplice. Beh, perché se le diamo i materiali deve solo craftare, no? Esatto. E le dobbiamo pagare il crafting. Esatto. Allora, vediamo un pochino la situazione qua. Perché volevo recuperare i soldi che nel caso abbiamo guadagnato dalle varie cose, rifornire in vendita. Perché allora, blocchi 34 qua siamo a posto. Blocchi d'oro ne sono rimasti solo 3, ma abbiamo altri 145 d'argento. Porca miseria. Allora, però, facciamo un po' di blocchi d'oro. Allora, c'è una crafting qui, quindi se vuoi li posso fare anche io. Io ho tipo 420 lingotti. Ok, un attimo. Non posso farne.
420 lingotti non è niente male. Allora, io di sicuro ne ho già rimesso altri 14 in vendita. E Carly non ha risposto, vero? No, benissimo. Allora, facciamo che ne faccio un altro stack e basta, perché il resto preferisco tenerlo. Quindi altri 7 ne escono. Abbiamo 24 blocchi d'oro in vendita. Coi diamanti, tieni, direi ne ho che fatti siamo altri 21, vai. Messi bene, ma sapete che vi dico, per non sapere. Poi ne posso fare anche altri se niente, servono. Niente, nulla, quindi fermato altri 21, li mettiamo qua. Che per i ora diamanti penso bastino. Riempiamo un altro pochino, così siamo tranquilli. Smeraldi, mi sa che non li compra nessuno per ora. Ferro, ne hanno comprato poco, direi che per sicurezza ne mettiamo giusto altri 2 stack. Sì, dai, facciamo così che va bene. Lingotti d'oro, ne hanno comprato tanti ma ce ne sono ancora tanti. Redstone, ne hanno comprata relativamente poca ma nel dubbio non ho redstone com'è. Lapis, non ne hanno comprato. E copper, ne è stato comprato. Ok, probabilmente Kendall. E qua niente. Allora, siamo ad un totale di 15, 17, quasi 18 monete d'oro. Siamo leggermente ricchi al momento. Infatti devono fare cose da venderci. Io voglio comprare. Comunque ho detto a Carly che siamo qui, Steph. Sta arrivando? Credo di sì, perché okay, mi ha detto arrivo, ditemi dove siete. E le ho detto ai negozi, perché tanto immaginavo che avessimo qualche altra cosettina da fare tra comprare pozioni e tutto, così almeno ci incontriamo qui. Allora, mi tengo un po' di cose in mano. Un po' di carote le ho comprate, ma sinceramente poca roba. Facciamo che le teniamo qui. Poi pensavo, cibo per gli avventurieri potrebbe andar bene comprare tipo le verdurine. Ok, ce ne sono parecchie. Compro. Sono 20 verdurine, le teniamo qua. E pensiamo a Carly. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Salve. E deve sgobare un pochino. Oggi dovrà lavorare tantissimo. Perfetto, mi piace guadagnare. Dite allora anche delle cose da chiedervi intanto. Ok, vieni con noi e non rimanere traumatizzata. No, non mi dire. Qua c'è una crafting table. E devi craftare potenzialmente una cosa come tipo 30 trappole spuntoni. Come? 30 trappole spuntoni. Ok, aspetta che non mi ricordo neanche più come si fanno. Allora, sì, sì, ok, ok. Birch, eccolo qui. E sono 64, che quindi possono permettere di fare 32 trappole. E fin qua okay, ci siamo. Perfetto. Adesso viene la parte complicata. Allora, il faccio ferro, un po' di blocchi. Facciamo in questo modo. Opla, facciamo tipo così. Allora, se vuoi mi puoi dare il ferro che vuoi e poi quello che mi avanza se lo restituisco, così non stiamo a fare calcoli giganteschi e... Esatto, sto un attimino provando okay a farti un bel po' di blocchi. Allora, facciamo 35 blocchi che non dovrebbero essere male. 60... Oh no. No, non bastano 35 blocchi. Aspetta, allora. Sicuro non bastano. Ho il magnete che acchiappa un attimo. Ti do 64 lingotti che... Quanti lingotti ti chiede? 2 o 3? 3. 3 lingotti e 2 blocchi per ogni trappola. Quindi ti devo dare altri 32. Tieni. E con i lingotti okay dovremmo essere ok. A questo punto devo fare un altro po' di blocchi. E così, altri 7. Inizia a pensare il prezzo per il crafting. 14, allora, no, ci pensiamo dopo a quello, secondo me. Ma no, nel frattempo che tu... Bisogna pensarci subito, scusa. Infatti, nel frattempo tutto, che tu dai ferro, ferro... Perché riacchiappo i blocchi da solo? Aiutatemi. Leva il magnete. Ma basta, non è attivo magnete, sto magnete. Vedi, aiuto. Da quando sono nella vita in città non c'è stata una volta in cui il magnete fosse utile. Esatto. Basta. Ok. Allora, ok, così dovremmo essere. Teoricamente così, se metti tutto nella crafting, fai direttamente 30 trappole tutte assieme. Allora, guarda, provo subito a fartele. Vediamo. Rimani in attesa. E poi aspetta, facciamo la moltiplicazione del costo di una trappola, esatto, sul numero di trappole, abbiamo ottenuto il risultato finale. Esatto, sì. Hai visto? Tu eri il bambino che prendeva sempre 10 in matematica. Sì, però solo alle elementari. Poi tipo dalle medie in poi ho iniziato a far schifo. Okay. Io ho sempre fatto schifo anche alle elementari. Quindi se lo volete sapere, è finita alle medie. La mia non è mai iniziata. One eternity later. Ne escono, mi sa, 27. Ok, vanno bene. Sei soddisfatto o rimborsato? Sono soddisfatto, 27 trappole okay una sola volta, direi che non è male. Ecco qua, signore, tenga. una ad una. Una per una. Allora, adesso dobbiamo fare 27 per 50 di bronzo. Quant'era il prezzo del tuo crafting? Aspetta, uno era... Aspettiamo il listino prezzi. Esatto.
25 per 27 sono 675 di bronzo, quindi 6 argento e 75. Allora, 6 argento e 75, quindi opla e opla. Mi fido, fatta. Non ho visto quant'era, però mi fido. Siamo andati bene. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Allora, aspetta, aspetta, non scappate via. Volevo chiedervi, visto che adesso sono così riccamente ricca, un po' di armature in ferro. Devo fare una missione un po' impegnativa. Ok. Anzi, questi intanto sono i ferri avanzati. Te li ho dati, li ha acchiappati da solo il gioco. Io non li ho neanche visti, mamma mia. Anch'io. Sono un aspirapolvere vivente. Allora, ho bisogno di gambine, stivali e casco in cuoio. Cioè, casco, scusami. Ok, casco la spada ce l'hai già tu in ferro? La spada ce l'ho già. Ok, quindi sono... Allora, vediamo. Sarebbero 7 pezzi più 4 per i piedini più altri 5. Quindi 7 più 4 fa 11 più 5 fa 16. Sono 16 di ferro che sono 6 monete. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco qua, 6 monete. E ti do un resto di 20 perché... Sei onesto. Avanzava qualcosina. Allora, perfetto. Olè. Quindi 1, 2, 3. Perfetto. Posso chiedervi un favore? Mi scambiereste queste monete di argento? Sono 175. Allora. Di bronzo, scusami. Ok, quindi vuoi una moneta di argento? Una moneta di argento e 75 di bronzo. Allora, basta, faccio così. E faccio così. Olè. Ho fatto giusto, boh. Forse grazie. Ti ho sì, dato sì, no, va bene, più, va bene. So. Okay, perfetto. Va bene, allora, non lo saprei mai. La trappola invece era pronta o non l'è finita? Quella allora, ve l'ho messa in cassa. Sono entrata di nascosto con i ladruncoli. Ce l'ha sì, detto... Appena entrate, esatto. A destra. Ok, perfetto. Così l'andiamo a provare. Anzi, okay. Aspetta, no, vi seguo. Voglio vedere com'è, perché ancora okay. Io non l'ho vista com'è. Andiamo. Okay. Andiamo. Allora, dobbiamo anche pensare dove piazzarla la trappola, ma più o meno ho un'idea. Perché comunque è un arciere. Allora, torretta di livello 1. Vai, io faccio da cavia. Venite. Davvero? Sì, okay, tanto perfetto. Io ho un sacco di cuori, quindi... Non credo che spari player, Fere, mi dispiace. Ah, no, peccato. Abbiamo bisogno di mob. Perché di solito le testo sempre io le trappole quando le compriamo ed è divertente. Ah, ok. Fanno un sacco di male. Ma si diverte con poco, Fere. Eh sì. Tanto un sacco di cuori. Allora, quindi... devo ricordare le istruzioni di guerra, perché ha detto deve essere un 9x9 libero. E qua è tutto libero. Io vi direi che secondo me questo punto è perfetto. Vado? Okay, vai, vai. Allontanarci. Aspetta, oddio. 4, 3. C'è pure il timer. Timer. Che cos'è? Sium. No. Che figo. Ma che bello. Ed ecco ma l'arciere. Cosa? Che allora, roba, ma cosa triggerà che sta guardando da questa parte esatto. Invece che dal ponte, ma va bene lo stesso, lui sicuramente sarà si pronto. Si girerà poi. Quando arriverà qualcuno. È oh bellissimo. Mio Dio. Aspetta, Ale, vieni a vedere la nuova trappola. Che figa. È ecco bellissima. Perché costa così tanto. Eh certo, comunque è gigantesca. Sì, ma poi è un poi vero e proprio arciere che spara. Poi si costruisce quando la metti, cioè, bellissima. No, è fantastico. Io pensavo scoppiasse con quel timer, ero spaventata. Anch'io, ho detto che succede. Io mi do esplode. Un po' di indicazioni che so già perché d'altronde l'ho bilanciata con guerra. Praticamente lui è invulnerabile ai danni, quindi non può essere ucciso, il che la rende molto forte. E praticamente spara frecce di fronte a sé. E toglie un po' di danno, non è male. Cioè, tipo, con tre frecce ammazzano zombie. Però non colpisce al 100% delle volte. Quindi è un po' smirato, poverino. Però ah, okay. Con tre frecce colpite su un bersaglio tipo zombie lo killa. Quindi che non figo. È debole. È comunque fighissimo. Si è girato un pochino, bravo. Ecco, sì, adesso sì. Si è girato nel posto giusto, complimenti. Sta guardando gli orizzonti, fermo lì. Ce l'avevo fatta. Allora, sta arrivando Kendall. Gli ho detto che siamo qui, perché effettivamente non è scontato che lo sappia. Perché quindi... così ne approfittiamo e gli regaliamo anche le nuove trappole. Allora, l'abbiamo perso. Aspetta, aspetta, secondo me è andato a casa nostra, è dentro casa probabilmente. Sì, ma ha parcheggiato eccolo, il eccolo. Suo cavallo a casa nostra. Eccolo, è qui, è qui, è buongiorno, qui. Vieni. Ma lui non può parlare? No, è muto oggi, ha mal di gola. Abbiamo ah, ecco perché muta. Non ci ha parlato. Guarda, lo vedi che ha la faccia afflitta. Vedi, sì. Quindi non comunque, sentiremo la reazione. Io adesso okay, faccio vedere sente. Una cosa a Carly. Guarda, Carly, io posso piangere.
La vedi la mia skin? E posso anche arrabbiarmi e quindi mi cambia Possiamo la faccia. Possiamo pensare alle cose utili? Questo è utile. Sì. Allora, infatti, andiamo. Quello spara frecce e si colpisce da solo. Andiamo. Vieni un attimino. Queste sono in regalo perché siamo tutti ricchi. Cioè, siamo Evviva, io e Ferri siamo ricchi. Ricchi. Quindi sono nuove trappole in regalo. Non so se ci sente. Comunque sono... Ah, ecco, sì, ci sente. Anch'io sono ricco. Sono ricco. Guarda, ho 10 di oro. E dove li hai tirati fuori? Dalle nostre pozioni. Ma sono la tua ragazza. Scusa. In realtà abbiamo 3 pietre delle anime. Più le pietre della forgiatura da potenziare l'arma. Quindi lui tornerà povero. Allora, vieni a vedere la torretta. Seguici. Vieni. Adesso avremo la sua reazione scritta. È tristissima la reaction scritta. Sì. La reaction scritta. La reaction scritta. Scrive: wow. Wow. Ma è bellissima. E devi pensare però che si è costruita sul momento. Quindi noi l'abbiamo vista costruire. Ragazzi, l'arciere sta sparando. A chi sta sparando? I pesci. I polipi. I pesci. Il pericolo più ha ucciso un pesce. Guardalo. Ma no. Sta distruggendo l'ecosistema. È utilissimo, lui mi piace. Ha capito tutto. Ma non è quello il suo bersaglio. Vabbè. Hai visto la reaction di Kendall? Che figata. Ma si sì, esatto. Noi tu praticamente abbiamo piazzato solo un blocco. Poi fa un timer tipo 5, 4, 3, 2, 1 e boom, compare. È bellissimo. Wow. Basta, noi torniamo a lavorare. Ok, divertite. Ciao ragazzi. Ciao. Emozioni. Allora, chi ha preso una trappola? Penso Carly. No, ha perso un No, Kendall che ha perso un po' di cuori. Perché ho detto stank, mi giro. Allora, a questo punto dobbiamo andare da Mark e da Marci. Esatto, dare le trappole. Ok, quindi teoricamente, dove sono? Mark e Marci a rapporto. Vediamo se li troviamo. Oggi faccio favori a tutti, non approfittati ne troppo, però è felice che è tornato mago. Oh, ma dico io, Kendall se è male diventa gentilissimo. Sai com'è quando stai male che rivedi i valori della tua vita? Robe del genere. Eccolo qua, eccolo. Buongiorno, perché Buongiorno. Senza l'armatura? Perché qua avevo troppe particelle davanti. Ah, ho capito. Sì, sì. Allora, niente, siccome siamo ricchi, stiamo regalando 9 trappole spuntoni a tutti. Ok. Quindi tieni. Sono okay. per te. Quindi tu mi stai regalando delle trappole. Esatto, 9. Gratis. 9. Bene, eh? Io ho riempito di cibo, quindi vi ho fatto il regalo di riempire di cibo il posto. Wow, che bel regalo, grazie. È un bel regalone questo. Lei è veramente gentile. Sono proprio, guarda, beneficenza a go-go qua, guarda. Piazza bene le trappole che altrimenti devo tornare a farti tornare quindi in vita 100 volte ad episodio. All'ingresso di casa tua devo piazzarle. Bravissimo, esatto. Oh, tutto attorno, messe bene. Salve. Salve. Siamo ai negozi. Oddio, quello fai fulmini. Facciamo anche giorno, dai, che ci sta. Grazie. Bello, okay. Sì. E mentre faccio shopping, mentre aspetto Marci. Prendi un po' di cibo potente, visto che Mark ha rimesso tutto. Dai, che ci serve, Steph. Soprattutto a me serve. Ma non hai messo sto pollo buono? 9. Il pollo no, non mai. Ne hai messo 30 per uno. Oh, cacchio, aspetta. Questo non è del mestiere, comunque. Ok, aspetta. Fai il regalo a Marci, Steph. Sono in regalo. 9 trappole spuntone. Tieni. 9. Le abbiamo pagate noi. Fatto abbiamo tutto. Finito tutto il ferro e abbiamo dato un po' di spuntoni a tutti per proteggervi meglio per la prossima ondata. Oh, che bello, grazie Bravo mille, Steph, ragazzi. Comunque. Ma voi l'avete già presa la nuova trappola da Carly? Sì. Sì, la potete trovare di fronte al ponte nostro, quello che difendiamo noi. Andate a vederla okay. perché è stupenda. Ok, ok. Ok, sì, l'ho ordinata e vediamo quando riesce a farla. Sono Bravo, curioso. Steph, compra. Questo mi sta e rimane anche qui a guardarti. Sì, quanto cura di quei commessi che ti fissa? I sandwich fanno, se non erro, 3 cuori. Ok, sono buoni. E dovresti avere anche un po' di forza ogni tanto, se non sbaglio. Però sono scomodi perché costano bronzo. E praticamente, ecco, basta, ho finito, non ne compro più, mi sono rotto le scatole. Ok, grazie. Ok, qua tutto bene. Devi mettere qua in vendita anche Dimmi. Le bistecche normali. Lo so, perché volevo far fare a Marci un negozietto solo per la carne, quella apposta, perché sono vari tipi di carne diversi. Beh, a me va bene la carne di pollo e via. Allora dimmi quanta ne vuoi, che ne ho 256 64. Miliardi. 64. Ok, ok. Tieni, te la regalo perché mi hai regalato le trappole. Dove sei? Tieni qua. Forza. Tieni qua. Grazie mille. Perfetto, sono grazie a voi. Felice. Arrivederci. Ciao. Allora, a questo punto, mia cara Fere, dobbiamo andare Sacco da Kendall a comprare un po' di pozioni. Pozioni. E... Allora, Ferro, io ne ho Aspetta, una. Aspetta, ha messo in vendita quella delle gemme, questa qua. Vedi? Stavo guardando perché era viola. Allora, Steph, ti dico tutto quello che mi serve. Calmati. Ti do la lista. Allora, quelle di ferro. Esatto.
che però non è questa. Questa è copper, questa è ferro. E io ne ho già una, conta quello. Ne hai già una, sì. Quindi tieni, così ne hai due. Ok. Che va bene. Esatto. Perché il ferro è easy. Poi copper. Copper ne hai? Zero. Sono out of stock, non ce ne sono. È appena uscito. Il copper però comunque ci serve per la malachi. No, anche per la Tiger Sai. Esatto, è quello che ti sto dicendo. È per la Tiger Sai che ci serve, ah. Steph. Comunque la gente non li vuole i soldi. Gold? Ce n'è. Ok. Che questi Night comunque vision. Ci servono. Tieni. Due. Che ogni volta impazzisco. Night vision. Ne compriamo. Certo che costano veramente tanto. Costano tanto per durare così poco. E poi queste fondamentali. Compro tutte quelle che ci sono. Una, due. Perché queste le riacchiappa? Vedi che non ha senso comunque il mio robo per acchiappare? Lo so, Steph, lo so. Ma che senso ha? Mi devo triggerare? Devo urlare, Fere? Dimmi se devo urlare. Perché alcune sono normali e alcune splash? Non lo so. Dove sono le splash? Ah, queste durano 2 minuti e 30. Ah no, allora me ne hai dato solo una, giusto? Di cosa? Di pozione. O me ne hai dato due? Perché secondo me mi hai dato anche quella splash che avevi trovato l'altra volta. Ecco perché ho una splash. No, la splash, ah sì. Mica l'abbiamo usata. Quella hai che ragione. Hai trovato che mi hai fatto vedere hai la stessa volta. Quella la dobbiamo usare stando vicini. Esatto, così sì sì bene. Sì, no, ricordiamoci però. Oh. Mi servono anche per gambe. Non ne ho più. Ok, sono finite. E mi devo anche ricordare di attivarle a casa. Adesso esatto. Lo faccio. Ok, adesso vieni con me. Dobbiamo spendere altri soldi. Ma va bene perché siamo ricchi. Vabbè, ragazzi, almeno facciamo girare l'economia, è giusto così. Sì, no, vabbè, a Mable facciamo girare l'economia. E vabbè, però il resto sono tutti i soldi di Kendall. Facciamo questo regalo incredibile. Allora, tieni. Cos'è? Lo devi mettere no, nel non backpack. Lo voglio. È il magnete. Sì. Ma tu lo devi attivare sugli oggetti che vuoi. Ok. Capisci? Allora, okay. Fatemi vedere un attimino a livello di soldi. Siamo tornati comunque a 15, quindi siamo messi benissimo. Abbiamo speso però un bel po', però abbiamo anche del cibo forte che è positivo. È arrivato il postino, devo andare ad aprire, arrivo. E voi direte, Steph, ma perché l'hai comprato anche tu se già ce l'hai? Per metterlo qua. Perché noi ci attiviamo questo, disabilitiamo questo, che non importa. Però ho scoperto che abbiamo 7 citrin in questo backpack. Ma porca miseria, ma non perderti le cose così. Ottimo, bella notizia. Io ho solo un po' di gold e ferro, perché effettivamente ho controllato anche il mio secondo zainetto che non si allora, sa mai. Ma devi tenere roba. Advancement Magnet su sì, Allo. L'ho visto, ok. Ok, praticamente tu cosa fai? Devi andare a casa, ok, prendere tutte le pietre preziose e metterle sull'Allo. Così il magnete ti acchiappa in automatico tutte le pietre preziose quando spawnano. Ma ne devo sprecare una di tutte? No, 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 no. Lui è come tipo quando metti l'entità nella teca. Acchiappa l'entità ma non te ne consuma. Ok, allora lo faccio. Esatto. Tanto devo anche mettermi le pergamene a casa. In quindi questo modo il mio obiettivo è tra questo backpack e questo backpack, se li coordino perfettamente, qualunque cosa preziosa viene presa in automatico e io non penso più al mio vero inventario che se ne sta full. Esatto, e me ne strafrego. E divento P. Tra l'altro, i consolini che sono più intelligenti di noi hanno detto: fate la stessa cosa per gli enchant più forti del gioco. Tipo, ad esempio, il come si chiama? Mending. Non sapevo cosa volessi dire. Perché, Kate, tu metti la pergamena in mending. Esatto. Così quando facciamo le missioni, tra tutti quegli enchant che droppiamo, i mending vanno direttamente nel backpack. Esatto. Che è un'idea incredibile. Sì, sì, assolutamente. Allora, sì. A questo punto, vieni, vieni, vieni. Fatta, allora, fatta, ho fatto anche le pergamene così non mi dimentico. Ok. Noi ce ne torniamo qua e apriamo questo. Adesso tu ne prendi una di tutto. Ok, quindi tutto. Quella non ha senso, quella è craftabile, Fere. Ok, quindi pure gold. Esatto, ne prendi una e ti Black aggiungi dai. Tutto. Mamma mia quanto ci vuole. Allora, no, queste no. Questa sì. Tiger Sai, Malachite, Citrin Pertai, sì. Amon, Mossaga, te, Pietra delle anime. Anime sì. Shadow Gem. Tiger Sai. Star Ruby. Pure gold. Mossagate. Non so neanche se mi ci stanno tutte nell'inventario, aspetta. Allora, ok. Così. Butto un attimino dei pancake perché sennò non mi ci sta all'ultima. Allora, credo. Poi rimetto tutto a posto. Che queste, ad esempio, allora, non quindi ce adesso li ho. Io devo fare tipo così. Quindi wow! Così. E bello! Così. E quindi tu stai dicendo al tuo backpack che quelle cose lui le dovrà prendere in automatico. Esatto, così ogni volta non devo pensare che magari, ah, forse non l'ho presa perché ho l'inventario esatto. Pieno. Esatto. Il punto è l'obiettivo finale è averle tutte. E ovviamente puoi metterti anche il lingotto di ferro.
il lingotto d'oro, il diamante, lo smeraldo, capito? E ti metti tutte queste cose importanti. Allora, ho fatto tutto e mi avanzano 4 slot. Pensi che non mi sono dimenticata nulla? Lo spero. Allora, rimetto tutto a posto. Beh, contale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allora, fammi controllare. 4, sì. Ok. Adesso ti puoi aggiungere il ferro, l'oro, i diamanti. Queste cosettine così. Ok, dici che conviene? Beh sì, così li prendi automatico, allora, anche quelli nel backpack. Un lingotto d'oro, tanto lo smelto in automatico. Lingotti di argento te li ho dati tutti, ma in realtà ne avevo un pochettino qui. Sì, ok, quindi riesco a farlo. Ok. Quanto ci vuole, è lunghissimo. Jade. Allora, fatto anche questo, poi mi hai detto diamante e smeraldo. Ok, ho riempito tutto. Facciamo perfetto. Anche uno di questo per questo. La mossaga te l'ho già messa, sì. Poi la Star Ruby, mi sa che non ce l'ho impostata da nessuna parte, quindi lo mettiamo un attimo. Io sto facendo la stessa cosa ma su due backpack. Ok. Così ho ancora più cose prendibili in automatico. Va bene. No, io ho fatto tutto, anche perché l'ho riempito, quindi non ci sta più nulla di così. Abbiamo Pietra delle Anime, l'abbiamo. E la Citrine l'abbiamo messa in questo. Esatto. Poi abbiamo la malachite, che ce l'abbiamo qua, yes. I black diamond li abbiamo qui, yes. E il pure gold lo abbiamo messo in questo. Ok, perfetto. Tutto fatto, tutto sistemato, tutto bello prontissimo. Prossimo episodio, torniamo in miniera a sgobbare brutalmente per cercare di fare quantomeno due orecchini, se non di più, se riusciamo. Cerchiamo di prendere anche qualche altra shadow gem per fare altre di quelle torri. Mi piacerebbe riuscire ad avere le shadow gem necessarie per far fare almeno una torre per giocatore. Quindi per le quattro parti in cui siamo stati invasi la scorsa volta, in modo ad essere un pochino più protetti. E poi ci riempiremo di trappole, perché per adesso abbiamo pensato agli altri, ma entro l'invasione spero che riusciremo a riempirci un bel po' anche noi. Per adesso ci fermiamo. Come avete notato, ormai il focus intero è prepararci alla prossima invasione. Ci stiamo provando al meglio possibile e speriamo di fare un buon lavoro, perché altrimenti rischiamo grosso. Noi ci fermiamo così e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!